Allora, buongiorno a tutti, benvenuti in questo video. Questo video è, diciamo così, è un esercizio in merito ai diagrammi del taglio del momento di una trave versione, diciamo, piuttosto semplice. Ok? Non vi faccio le espressioni analitiche, ok? Lo faremo magari in altri video. Vi voglio far vedere solo in questa trave, c'è cioè una trave di questa tipologia, quindi con i due appoggi laterali, con i due carrelli, con queste forze applicate a queste distanze. Come si possono fare i diagrammi del taglio del momento? L'azione assiale e la torsione qua non ci sono, ok? Non ci sono nel senso che le forze applicate sono verticali, non generano nessuna torsione né azione assiale, quindi non le faremo quei due sforzi lì. Faremo solo taglio del momento e voglio far vedere come si fanno i due diagrammi anche senza l'espressione analitica, anche senza calcolare l'espressione analitica vera e propria, quindi in modo abbastanza semplificato, diciamo. Ok? Voglio farvi vedere, quindi le operazioni da fare innanzitutto quali sono? Allora, prima roba bisogna calcolare le reazioni vincolari. Ok, quindi prima cosa da fare è calcolo reazioni vincolari. Reazioni vincolari. Ovviamente sono le reazioni dei vincoli, cioè sono i due carrelli fondamentalmente, ok? Allora, come cosa fate? Innanzitutto mettete un sistema di riferimento, ricordatevi, in cui avete positive le forze che hanno questa direzione sul piano XY e il momento positivo che ruota in senso antiorario. Ok? Queste saranno le nostre convenzioni. Allora, mettiamo le incognite. Ecco, quando mettete le incognite potete anche metterle, scegliete pure un verso qualsiasi, non è un problema, ok? Non ha nessuna importanza, vi verranno negative, dovrete girare poi la freccia della forza sulle reazioni vincolari, intendevo dire. Allora, 1000 newton in questo senso, poi avete 500 newton in senso opposto, ok? E avete l'altra reazione vincolare qua. Può essere che una delle due reazioni vincolari non abbia quel verso indicato, nel qual caso ci verrà un segno meno nella reazione vincolare, questo ci fa capire che dobbiamo girare la freccia magari verso il basso, ok? Quindi le due incognite sono questa, prima incognita, seconda incognita. Per trovarle, questo tipo di trave tra l'altro è molto semplice, basta scegliere un punto della trave o anche fuori della trave e fare e svolgere le solite equazioni di equilibrio. Sommatoria delle forze in x uguale a 0, sommatoria delle forze in y uguale a 0, sommatoria dei momenti di tutte le forze rispetto a un qualsiasi polo da voi scelto, ok? Chiamalo O, deve essere uguale a 0. Tutte queste sommatorie sono uguali a 0 perché la trave è fissa, è statica, non si sta muovendo, non sta accelerando. Quindi, secondo la, diciamo così, la legge di Newton, sommatoria, sapete benissimo che la sommatoria delle forze vi dà in generale un'accelerazione, ok? In tutte le direzioni x, y e z, qua vi darà le accelerazioni x, y e z. Se l'accelerazione è 0, cioè questa parte se ne va, vi viene la sommatoria delle forze dei momenti uguale a 0, perché nel secondo membro l'accelerazione è 0, ok? Detto questo, calcoliamo subito, facciamo subito i conti. Allora, facciamo come la sommatoria dei momenti rispetto al polo O e troviamo subito la forza R2, ok? Allora, sommatoria quindi dei momenti rispetto a O delle forze uguale a 0. Allora, cominciamo con la prima forza che è il 1000 da momento in senso antiorario, quindi negativo, quindi meno 1000 per il braccio che è un metro, 1, ok? Poi avete più 500 che è un braccio 2, vero, più perché il senso è lo stesso senso della convenzione che avete messo, un senso antiorario. E poi avete la forza incognita R2 che è a braccio 3, positiva perché l'abbiamo messa in modo tale che viene positivo il braccio, okay? Cioè viene positivo il momento, senso antiorario. Deve essere uguale a 0 il tutto, ok? Quindi vi viene che 3R2 è uguale a meno 5, ah, scusate, qua è braccio 2, perdono. Braccio 2 viene che sostanzialmente meno 1000 più 1000 viene 0, quindi R3R2 uguale a 0, nessun problema, vuol dire che R2 uguale a 0, ok? Quindi qua al posto di R2 cancelliamo addirittura,
Vuol dire che non avremo nessuna reazione vincolare in quel punto. Ok. Allora, detto questo, calcoliamo R1. Allora, R1 basta fare la sommatoria delle forze in Y e trovate R1. Quindi abbiamo sommatoria delle forze sull'asse Y uguale a 0. Allora, abbiamo detto che avremo più R1 verso l'alto, meno 1000 verso il basso, ovvero più 500 verso l'alto, uguale a 0, da cui vi viene R1 che viene 500 newton. Ok? Quindi riportate R1 500 newton, cancelliamo subito l'R1 e ci mettiamo 500. Il sistema in questo caso adesso è in equilibrio con queste forze. Ricordatevi che per verificarlo è abbastanza semplice, basta che voi prendete un punto qualsiasi del piano, fate il momento di tutte le forze rispetto a quel punto e deve venire 0. Ok? Se non viene 0, evidentemente c'è qualche errore. Ok? Vuol dire che avete sbagliato qualche calcolo. Okay. Per esempio, possiamo prendere questo punto qua, chiamiamolo A, vediamo se la sommatoria dei momenti rispetto a uguale a 0. Allora avete 500 per 1 negativo, poi avete più 1000, no, meno 1000, scusate. Allora, pardon, allora ok, 500 è negativo, il 1000 è positivo, giusto? Quindi 1000 per 2, il 500 in fondo è negativo, quindi meno 500 per 3, e viene 2000 meno 1500 meno 500, viene 0, vedete? Quindi vuol dire che la reazione vincolare che abbiamo calcolato è corretta, ok? Cioè la disposizione delle forze che abbiamo calcolato è giusta, ok? Le reazioni vincolari son tutte corrette. Ecco, fatto questo, dobbiamo iniziare col diagramma del taglio, ok? Quello decisamente più semplice dei due. Adesso tutta questa configurazione la copiamo sotto, ok? E facciamo il diagramma del taglio. Dunque, la copiamo, incolla, eccoci qua. Allora, per fare il diagramma del taglio vi ricordo che bisogna mettere delle convenzioni. Allora, il taglio ha come convenzione che si mette, facciamo che per noi è positivo in questo modo, cioè cosa significa questa convenzione? Significa che per noi è positivo lo sforzo che genera uno scorrimento delle fibre a sinistra in alto e a destra in basso. Ok? Questa qua è la nostra convenzione. Allora, cominciamo da sinistra, ok? Quindi posizioneremo, diciamo così, il punto zero di partenza da qua, eh? Tra virgolette, questo qua è il nostro punto 0 e svolgiamo sulla trave svolgiamo il diagramma da sinistra a destra. Ok? Allora, disegniamo la nostra trave. Ok? Allora, la dividiamo in tre, che sono i metri di lunghezza. Cominciamo con il punto O. Ok? Allora, il punto O ha un taglio di 500. Ricordatevi che il taglio è il valore della forza in quel punto, fondamentalmente, che c'è nella trave, ovviamente. Allora, 500 verso l'alto, che tipo di sforzo mi genera? Ma mi genera esattamente lo scorrimento delle sezioni, esattamente come lo vedete qua in questa convenzione, ok? Se voi tagliate la vostra travettina, trovereste uno sforzo da sinistra a destra, che la parte di sinistra del cubettino infinitesimo va verso l'alto, lo sforzo nella parte di destra va verso il basso. Okay? Quindi per noi il valore è positivo. Okay? Quindi lo disegneremo verso l'alto, verso il basso, non importa il taglio. Okay? L'importante è che mettete il segno corretto. Quindi segno più il valore del taglio è, anzi scriviamoglielo addirittura, non lo scriviamo qua in parte, 500 newton. Ecco, vi ricordo un'altra cosa che determinano salti nel taglio sono le forze puntuali, le forze, non i momenti. Le forze generano la modifica del taglio, fondamentalmente, il valore del taglio. Infatti da 0 fino, diciamo, alla forza 1000 non c'è nulla, quindi il taglio è costante e vale 500. Nel punto in cui troviamo la forza 1000 c'è il famoso salto del taglio. E ovviamente in senso opposto rispetto al 500 troviamo 1000. Quindi 500 meno 1000 fa meno 500.
quindi finiamo in negativo. Siete d'accordo? Andiamo sotto. Lo sforzo in questa parte qua è negativo, nel senso che se voi tagliate la vostra asta trovereste degli sforzi che hanno esattamente il segno opposto rispetto a quel più di convenzione che abbiamo messo noi qua. Ok? Buono, perfetto. Poi a un certo punto vi trovate un'altra forza, vi trovate la forza 500. Cosa fa la forza 500? Essendo opposta alla 1000, fa andare a zero il taglio, cioè finisce qua, taglio, esattamente zero. Nell'ultima parte non è applicato nulla, non c'è nessuna forza applicata, al momento non c'è niente, e quindi il taglio resta a zero fino alla fine dell'asta, ok? Fino a questa zona qua, ok? Quindi il taglio è molto, molto, diciamo così, facile, sì, ma è perché è abbastanza facile anche l'asta, la trave che abbiamo studiato, eh? Ne faremo anche di più difficili, ovviamente, parecchio più difficili, con carichi distribuiti e varie cose. Allora, niente, adesso facciamo il diagramma del taglio. Allora, il diagramma del taglio, l'unica convenzione importante che si utilizza è quella di iniziare a disegnare il diagramma del momento flettente. Allora, momento, lo scrivo, momento flettente. Allora, l'unica convenzione che si tiene è iniziare a disegnare il diagramma dalla parte delle fibre tese, ok? Questa è la convenzione che si utilizza. Allora, ridisegniamo la nostra distribuzione, diciamo, di forze, quindi la riportiamo ancora sotto prima di disegnare il momento flettente, ok? La ridisegno qua. Allora, il momento flettente, senza stare a fare il calcolo analitico proprio preciso del valore del momento, si fa senza nessun problema, però per un metodo, diciamo, semplificato, come si fa? Allora, si fa i famosi tagli. Quindi cosa fa? Si taglia sempre prima dell'applicazione di una forza o di un momento. Prima, cioè, quando avete qualcosa sulla trave, appena prima andate a fare un taglio e fate l'equilibrio di quello che avete a sinistra, cioè partendo da qua, da zero, diciamo così, ok, fino al taglio, fate l'equilibrio di quello che avete fino alla rottura della trave, a questo taglio qua, ok? Chiamalo taglio in A, nel punto A, si fa così. Quindi come facciamo? Allora, mettete pure le vostre convenzioni, ok? Va bene anche quelle che avete messo prima, non cambia niente. Allora, si fa il calcolo del momento in A. Ricordatevi che avete tutte forze applicate puntuali, quindi il diagramma del taglio, ricordatevi che a forze lineari, a forze puntuali applicate in un punto, corrispondono dei diagrammi lineari, sono delle linee dritte o inclinate, ma sono linee, ok? Se avete dei carichi distribuiti, l'andamento, ricordatevi che del taglio sarà, del momento, scusate, sarà parabolico, ok? Però per carichi puntuali il diagramma del taglio è lineare. Quindi calcoliamo il momento, ok, nel punto A. Allora, come facciamo? Allora, seguiamo pure la nostra regola, la nostra convenzione, no? Vedete, la rotazione rispetto al punto A è in senso orario, quindi avremo meno 500 per la distanza, per 1, vedete? Quindi nel punto A io avrò meno 500 newton per metro, ok? Valore del momento. Quindi nel nostro diagramma, ecco, la parte delle fibre tese qual è? Chiariamoci questo discorso perché è importante. Allora, vedete come è applicata la forza? La forza fa in modo che la trave fletta in questo senso, vedete? Come tratteggi rossi che vedete. Quindi le fibre tese sono sotto, ok? Quindi noi disegneremo il diagramma del taglio in questo modo. Inizieremo a disegnare una parte sotto, l'importante è quello. Quindi io nel punto A, ok, mi trovo un taglio che parte da zero, ripeto, perché nel punto 0 non ho momento applicato, ho solo una forza che genera un momento col braccio, quindi più il braccio aumenta, più il momento aumenta, e sarà massimo nel punto di taglio, ok? Varrà 500 newton metri, ok? Newton per metri. Va bene? Lineare, ripeto, forze puntuali, andamento del momento lineare, sono delle linee. Allora, fatto il punto A, cosa facciamo adesso? Andiamo a fare un secondo taglio nel punto B, appena prima dell'altra forza applicata, che è 500, ok? E facciamo
calcoliamo il momento nel punto B. Quindi, allora, avremo, attenzione, 500 stavolta per 2, vero? Meno 500 per 2, più 1000 per 1, vero? Perché la forza 1000 ha come braccio, in questo caso, 1. Ricordate che state tagliando appena prima del 500, quindi il braccio è ancora 1 per il 1000, ok? Cosa viene? Viene 0. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il vostro momento va linearmente, okay, dal valore massimo, che è 500, viene riportato nel punto B a 0. Ok? Quindi l'andamento è quello che vedete. Da B alla fine dell'asta, alla trave, l'asta trave, non c'è più nulla. Ok? Quindi se voi, potete anche verificarlo, però se voi doveste tagliare in C, vedete che è zero momento. Ma l'avevamo già fatto il calcolo, comunque rifacciamolo per verifica, ma se voi calcolate il momento in C, vedete che viene meno 500 per 3, più 1000 per 2, vero? Meno 500 per 1, che viene 0. Vedete che non c'è più niente, anche perché non c'è più applicato nulla, no? Tra il 500 e il punto C di taglio non c'è più niente. Chiaro che il momento, quindi l'andamento del momento è questo, con valore massimo nel punto A, dopo un metro dal punto O, e vale 500. Quindi se voi vorreste scrivere adesso, dopo aver fatto questi calcoli, qual è il taglio massimo, momento massimo, è molto semplice. Guardate, il taglio massimo è comunque 500 newton. Adesso lo riepiloghiamo un attimo. Quindi taglio max è 500 newton e il momento max è 500 newton per metri. Quindi se voleste fare adesso voi una verifica di resistenza per qualche motivo, avete i due valori ovviamente massimi, ok? Ricordate anche che nei calcoli solitamente, come si fa a individuare senza fare il calcolo analitico delle equazioni del momento, come si fa a trovare il punto in cui il momento è massimo? È quello dove il taglio è zero. Se voi guardate il taglio in questo punto qua esatto, okay, vedete che passa l'asse della trave, diciamo, è zero in quel punto qua preciso, e vedete che il momento qua è proprio è il punto massimo, vedete? Si fa così, perché sennò è molto difficile individuare, soprattutto quando avete dei carichi parabolici un po' più complicati, è veramente difficile, senza calcolare l'equazione della parabola che esprime il momento, dire dove è massimo e calcolarlo, è quasi impossibile, vi direi, ok? Quindi si fa così, in modo, diciamo, questo è un modo semplificato di svolgere l'esercizio, ok? Si può fare un modo analitico più preciso, cioè non più preciso, si può fare un modo analitico, quindi con le equazioni del momento, le equazioni del taglio e tutto quello che si vuole, però spesso negli esercizi conviene farli in modo semplificato, perché non si ha il tempo e magari non si è neanche, si ha paura di sbagliare a calcolare le equazioni del taglio del momento precise, ok? E quindi si fa in questo modo, che è abbastanza veloce, un po' intuitivo, ma abbastanza veloce, insomma, basta spezzare nei punti giusti la trave e si calcola tutto, ok? Spero che come video sia stato utile. Se vi è piaciuto vi chiedo di mettere un like e ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Okay.